conosco molto bene l'operaio coinvolto nell'incidente, era il mio cugino. Abbiamo iniziato a lavorare quasi contemporaneamente a questa ditta. Era una persona molto brava, più bravo di me, molto specializzato. Facevamo questo lavoro insieme da quasi 4 anni e niente, purtroppo quello che è successo è una disgrazia. Dare onore alla morte di Adrian è anche questo il senso del lavoro svolto da quel tragico 2 marzo ad oggi, 4 mesi in cui la Calabria è stata pesantemente discriminata nei collegamenti viari col resto del paese. Lo sintetizza il ministro delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, che ha attraversato il viadotto Italia, di fatto riaprendo la carreggiata nord. Purtroppo, come sapete, è successo un episodio increscioso con la perdita della vita di un giovane operaio sul viadotto Italia. Oggi andiamo a ripristinare la carreggiata per permettere una fluidità non ancora completa, ma comunque questa arteria ormai è un'arteria che in quasi tutti i suoi pezzi è un'arteria percorribile con grande fluidità. Quindi noi diciamo agli italiani abbiate fiducia perché si può raggiungere la Calabria attraverso la Sanremo Calabria, non è più la storia di un incubo, non ci sarà un solo cantiere aperto quest'estate, non ci sarà un solo cantiere aperto, l'unica Un momento di parziale disagio sarà questi 2 chilometri del viadotto, quindi coraggio. Grazie alla sinergia istituzionale che ha coinvolto in primis la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, presente il procuratore Raffaele Mazzotta, e quella di Castrovillari che indagano per omicidio colposo e disastro colposo, l'ANAS, la Regione, la Prefettura e il Ministero, la strozzatura della 3 è solo un brutto ricordo. È una bella opera, un'opera importante che consente poi appunto di continuare quest'opera che ha avuto troppo spesso un racconto molto negativo a causa di infiltrazioni malavitose, ndranghettiste, a causa di vari ritardi nell'esecuzione dei lavori, di ritardi nell'attribuzione delle fonti finanziarie. Quindi credo che stiamo per svoltare, l'ha chiesto il Presidente del Consiglio, l'ha promesso agli italiani il Presidente del Consiglio e noi siamo impegnati a realizzare finalmente il completamento di quest'opera. E con le nostre aziende italiane, con la nostra ANAS rinnovata, penso che correremo tutti per dimostrare che la Calabria e il Mezzogiorno d'Italia può avere un segno di speranza in quest'opera, non più un segno appunto di fallimento.